Calcionate. I commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligretti. Ben ritrovati amici di Globus Television con questo nuovo appuntamento con Calcionate, il nostro programma dedicato al calcio Catania. Io sono Alessio Nicotra e come ogni lunedì accanto a me c'è il mister turista. Buon pomeriggio mister. Intanto buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, tu mi fai emozionare sempre quando dici il mister. Sì, perché devo rafforzare quell'articolo mister, perché lei è il mister, ne abbiamo avuti tanti qua ospiti con noi, tutti bravissimi, tutti preparatissimi, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista anche di conoscenze legate al calcio, però lei resta il mister. Non posso che ringraziarti, però riparto sempre da zero in tutte le puntate, perché è così ed è giusto che sia così. E mi è piaciuta questa cosa che ha detto, perché noi la scorsa puntata abbiamo finito, diciamo, di parlare del campo, perché è finita, si è conclusa la stagione per il Catania che è rimasto in Lega Pro, però come avevamo detto, Calcionate continua con un nuovo formato, un formato un poco espresso, mister, sì. Potremmo definire, di circa 30 minuti, in cui parleremo ovviamente del calciomercato legato alla società rossazzurra e di tanti altri temi. Come al solito avremo tanti ospiti, avremo tanti collegamenti telefonici, anche oggi abbiamo dei collegamenti telefonici particolarmente importanti che andremo a scoprire nel corso della puntata. Però avremmo anche un ospite oggi, abbiamo un ospite, io sono molto contento dell'ospite che abbiamo perché la conosco già, so che è preparatissima in materia di Catania e in generale di calcio, e quindi è bello potersi confrontare anche con persone così preparate. È qui con noi la giornalista sportiva Serena Calandra, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Allora Serena, tu è la prima volta che vieni qui a Calcionate. Sì. È la prima volta che viene a Calcionate, io e il mister siamo qui ogni lunedì appunto sull'819 del digitale terrestre a parlare di Catania, abbiamo sofferto la seconda parte di campionato, abbiamo parlato dei tanti argomenti diciamo caldi per tutti i tifosi rossazzurri. E oggi ci ritroviamo qui a parlare anche di quello che è uno dei temi sicuramente più attuali, al di là del discorso societario, dove non ci siamo mai andati ad approfondire, che poi fondamentalmente anche oggi, finché non ci saranno questioni ufficiali, non andremo a toccare più di tanto. Un discorso sicuramente importante per il Catania è quello dell'allenatore. Ora, io so che tu collabori con un numero incredibile di testate, molte legate anche appunto al discorso del Catania. Qual è l'idea che ti sei fatta sul possibile futuro allenatore rossazzurro? Ma sicuramente il Catania dovrà investire su una figura importante, una figura che rimetta, ecco, diciamo, ridia, ecco, al Catania la possibilità di mettersi in gioco, no? Non credo che si proseguirà con Moriero, ma questo penso ormai lo credono tutti, no? A Moriero il contratto scade adesso il 30 giugno, quindi il Catania, penso, in questi giorni si sono fatti due nomi importanti, no? Quello, sì, di Gautieri e quello di Rigoli, però è anche vero che i due allenatori hanno due storie altrettanto importanti, perché hanno fatto bene nelle piazze dove sono ritrovati ad allenare, per cui io non penso che la strada giusta sia quella appunto di Rigoli e Gautieri, ma non perché non siano preparati, proprio perché hanno questo legame con queste due piazze altrettanto importanti. Uno, figurati, adesso in Serie B, l'altro con l'Agregas ha fatto abbastanza bene, quindi non so fino a che punto le due società lasceranno andare i due tecnici. Io non avevo dubbi, mister, che Serena fosse preparatissima, perché ha fatto un'analisi completa. Io chiedo anche alla regia di mandare le foto di questi due allenatori che finora la stampa ha definito come papabili, diciamo, per la panchina rossa-azzurra. Carmine Gautieri lo conosciamo tutti, è stato anche un grande ex calciatore, lo stiamo vedendo proprio qui sui nostri schermi. Pino Rigoli invece ne abbiamo parlato più e più volte, appunto mister Lela ha definito spesso un suo amico, ha fatto davvero bene, un allenatore che ha fatto tantissima gavetta, e ad Agrigento ha risollevato una squadra che in mano sua ha cambiato completamente volto, ha valorizzato dei giocatori, tra cui mi sento di citare Di Grazia soprattutto, di proprietà del Catania, e ha costruito qualcosa di veramente bello, perché l'Agragas nella seconda parte di stagione sotto la gestione di Pino Rigoli ha cambiato proprio modo di giocare e modo di porsi anche in campo. Come diceva Serena, sono due situazioni molto particolari.
Carmine Gautieri ha parlato negli scorsi giorni, ha detto che si sta prendendo un paio di giorni, una settimana, 10 giorni circa, per valutare se è il caso di continuare a Latina. Ha salvato, è subentrato in corsa, ha salvato una squadra che comunque non viaggiava in acque tranquille, però è riuscito a salvare. Il Latina ovviamente vorrebbe confermarlo. Gautieri rifletterà e prenderà le sue decisioni. Bisogna vedere se scenderà, come diceva giustamente Serena, di categoria, accettare Catania, che è sicuramente una piazza importantissima, però giocherà il prossimo campionato in Lega Pro, o se vorrà rimanere a Latina. Pino Rigoli, d'altro canto, non cambierebbe categoria, l'Agragas giocherà in Lega Pro come il Catania, però andrebbe a lasciare sicuramente una realtà che si è costruito molto importante, per qualcosa di meno sicuro, mister, potremmo dire. Beh, intanto parlare di Catania chiaramente è una piazza appetibile a tutti, su questo non ci sono dubbi, a prescindere purtroppo dalla categoria che si è conclusa recentemente. Quindi non posso abbinare io Latina o Agrigento col Catania, ovviamente, perché Gautieri sarebbe felice venire a Catania, perché se c'è un progetto, un futuro in prospettiva accettabile, chiaramente ne sono più che convinto. Pino Rigoli è, secondo me, è più di categoria, nel senso che no, che non potrebbe bene anche categoria superiore, perché conosce come le sue tasche questa categoria, che ha fatto anche precedentemente in altre, come hai detto tu, viene dalla gavetta, perché dalla prima categoria è entrata in Lega Pro, quindi ha fatto una trafila impressionante, con tanti campionati che ha vinto in tutte le categorie. Ovviamente se la società, ci auguriamo noi altri al più presto possibile, ci dia una risposta a tutti, o restano loro o la cedono, e allora da lì si può parlare dell'allenatore, si può parlare anche dei giocatori eventualmente a venire, ma secondo me ora come ora possiamo solo stare sulle spine in un certo senso. Esattamente mister, io le vorrei fare una sorpresa, il problema è che io non riesco mai a sorprenderla, perché lei già sa più cose di me. Le posso dire però che probabilmente avremmo un collegamento telefonico fra poco mister Pino Rigoli, l'allenatore dell'Agragas, però fra pochissimo invece avremo un altro collegamento telefonico, e questo non glielo rivelo. Però se vedete anche a casa questi premi qui sul nostro tavolo, un motivo ci sarà. Questi premi, mister, a chi sono stati assegnati? Glielo dico subito perché lo abbiamo al telefono. Jonathan, sì? Spinesi, buon pomeriggio Jonathan. Pronto, Jonathan, ci senti? È volato. Non, è volato, mi è piaciuta questa, mi è piaciuta mister questa, sempre pronto, cara Serena, devi sapere il nostro mister è sempre pronto. Comunque stavamo dicendo, questi premi facciamo vedere anche ai nostri amici a casa, mister. Questi premi sono stati assegnati sabato sera a Jonathan Spinesi, che non è potuto essere presente alla cerimonia. Sono il Lions Awards, che è quello che tiene in questo momento il mister Turi Di Stefano, e il Globus Magazine Prize, il premio della nostra rivista. E ci auguriamo che il nostro Jonathan, che forse dovremmo avere ora in collegamento telefonico. Jonathan? Adesso ci sono, buonasera a tutti. Jonathan, devi sapere che poco fa avevamo provato, non riuscivamo a sentirti, e il mister subito prontamente ha detto è volato via, essendo il gabbiano. No, mister, un abbraccione grande. Ciao Jonathan. Allora Jonathan, stavamo dicendo, qui sul nostro tavolo, tu sei stato ospite da noi qui negli studi di Globus Television, sul nostro tavolo ci sono stati due premi che ti sono stati assegnati sabato scorso. Tu per motivi personali non sei potuto essere presente alla cerimonia, però sono qui con noi il tuo Globus Magazine Prize e il tuo Lions Awards. Noi ci auguriamo che tu possa venire magari lunedì prossimo o nel corso di altre trasmissioni sempre qui ospite a noi a Calcionate, per poterti anche consegnare questi premi. Io vi ringrazio innanzitutto tantissimo, so che la serata è andata benissimo, sì. Quindi, ma su questo non c'è nessun dubbio. Io quando voi mi invitate io molto volentieri vengo, e innanzitutto ci rivediamo per la cosa più bella, e poi anche il piacere di poter ritirare i tuoi premi, perché sennò poi tu li te le porti a casa, capito? Sì, perché già il mister li sta addocchiando. Allora colgo l'occasione, per quello che hai detto tu, per invitarti ufficialmente lunedì prossimo. Ok,
lunedì prossimo allora spero di poterti avere qua. Mister vuole leggere anche per invogliarti a venire ciò che c'è Lions Award. Sabato immediatamente l'ho ritirato io, perché Dononcelli è stato però per me un onore e un orgoglio indubbiamente. Io volevo leggerti brevemente questo: Jonathan Spinesi, per aver dato un'emozione di luce alla Sicilia, e noi siamo tutti orgogliosi di te. Grazie Turi, te lo sai come la penso, te sai come la penso io Turi, nel senso, io dico sempre che sono ospite in una città che ci fa sentire, no, me e la mia famiglia a casa nostra. Il calcio sì è stato bello, anzi bellissimo per me, per i tifosi, per tutti quanti, però poi le cose più belle sono quelle come questo, no? Quello che uno ha lasciato oltre il calcio, e queste sono le gratificazioni più belle, sia per me che per la mia famiglia. Bravo, bravo Jonathan. Allora Jonathan, io ti ripeto, ti rinnovo l'invito per lunedì, anche perché questi due premi sono particolarmente belli. Ti ripeto, il mister rischia di portarsi a casa al termine di questa puntata, quindi per favore cerca di venire a prenderti, soprattutto il Globus Award Prize, che è molto particolare. A che ora devo venire? Alle 15, noi iniziamo sempre alle 15, solito orario, siamo sempre qui. No, verrà un po' prima perché ci prendiamo prima il caffè. Appunto, stavo dicendo, 15 meno un quarto. Esatto, al solito posto, tu lo sai dove. Perfetto. E allora ci vedremo sicuramente lunedì, ti racconterà il mister anche della cerimonia di sabato. L'emozione. So che è stato mandato anche, mi corregga se sbaglio, anche un video relativo a Jonathan Spinesi, che è stato particolarmente apprezzato. È stata un'emozione non solo per me, ma per tutti i presenti, che noi eravamo abbastanza. Grazie mille ancora a tutti. E un abbraccione in particolare a te, Turi. Grazie. Ci vediamo il prossimo lunedì. Grazie, fratellone. Grazie mille, Giorgio. Ci vediamo allora lunedì prossimo, qui sempre su Calcionate. Buona settimana a tutti. Anche a te. Il bello del calcio. Il calcio poi, per come la vedo io, poi anche una meteora, perché tu dopo un po' di tempo smetti, farai altre cose, però resta poi l'amicizia, resta poi qualcosa di più importante, ed è questo quello che dà Jonathan e tanti altri che sono rimasti a Catania. Io prima di lui ho conosciuto Memo Prenna, un altro cuore rosso-azzurro, Giorgio Michelotti, un altro che veniva dal nord, quindi per cui questi personaggi si legano tantissimo a noi altri, alla città, e questo ci inorgoglisce. Guardi mister, io cogliendo al balzo il suo assist vado di nuovo da Serena, perché io so Serena appunto vive la realtà del Catania a 360 gradi, vedo anche, lei è anche molto social mister, vedo tante foto, stadi, segue il Catania un po' ovunque. Del 1900, sono del 39... Ma anche lei mister è un po' social, lo possiamo dire. Sì, lo sono. Lo possiamo dire. Lo sono, un po' social, anzi io non credevo mister di essere social, perché onestamente non mi interessava, ma da qualche anno, ma voi altri mi avete dato l'impeto, voi giovani. E io vorrei chiedere a Serena, a tal proposito, lei parlava appunto di questi legami di amicizia, di questi bei ricordi legati a queste figure sicuramente importanti per il Catania. Io so che Serena appunto è una tifosissima del Catania, oltre ad essere una grande professionista, e quindi ha vissuto da vicino la squadra rossazzurra e i suoi giocatori. Del passato recente del Catania, quindi quello che hai avuto modo di seguire anche da vicino, molto da vicino, qual è il giocatore che ricordi con più piacere? Ma sicuramente Berghessio. Perché proprio Berghessio? È giovane. Beh, io Berghessio sinceramente lo vedevo un giocatore che si sacrificava parecchio per la squadra, ed è quello che serve al Catania, il sacrificio. Però lo vedevo correre, lo vedevo impegnarsi, caricare la squadra. È sempre stato uno dei giocatori che ho amato di più, proprio perché comunque non si è mai fermato al suo ruolo. E questa è una componente importante. È vero che il Catania comunque negli ultimi anni ha puntato molto sul fatto che tutti i giocatori dovevano comunque sacrificarsi per il gruppo, però Berghessio in modo particolare si è saputo distinguere, faceva la differenza secondo me. Sì, effettivamente hai detto bene, perché anche se tecnicamente non era una cifra, però era un cuore rosso. Vedi, io lo paragonerei all'allenatore, al Simeone. È un bel paragone. No, come cuore, come atteggiamento, come spirito.
quindi aveva questo, infatti lui l'ha dimostrato sempre in campo, dove dava il massimo, il più di quello che poteva dare, e questi sono i veri uomini, ecco. E io colgo l'occasione anche per dare una brevissima notizia prima di addentrarci in un altro collegamento telefonico che avremo fra poco, perché a proposito di ex giocatori del Catania, a proposito di ex giocatori sudamericani, cara Serena, tu saprai, notizia di poche ore fa, che Alexis Rolin, ex difensore del Catania, è stato in prestito al Boca Juniors quest'anno, ha terminato il suo contratto alla società rossazzurra e ha firmato proprio nelle scorse ore un nuovo contratto con, credo, il Club America, spero di non sbagliarmi. Sì, Rolin ha da poco firmato. Stiamo vedendo nel frattempo la foto di Rolin con la maglia del Boca, in questa posa molto, molto dura, mister, molto dura, l'abbiamo visto tante volte giocare con la maglia rossazzurra. Poteva essere un buon difensore, purtroppo non si è espresso. Detto bene. Qui a Catania non è riuscito ad esprimere il suo valore, purtroppo, ma come tanti altri giocatori non è riuscito appunto a spiccare. Rolin è chiaro che è il passato del Catania, perché adesso non puoi adeguarlo e comunque non sarebbe neanche possibile rivedere Rolin al Catania, quindi figuriamoci se... Però sono positiva sul fatto che questi giocatori, che alla fine sono stati grandi per il Catania, perlomeno nomi importanti, adesso stiano dando la possibilità anche di far cassa, perché è importante cedere questi giocatori per il Catania oggi. Sicuramente, come tanti altri difensori, poteva fare la differenza. Così non è stato. Però è chiaro che adesso si deve aprire una nuova storia per il Catania, e il Catania deve puntare a magari concentrarsi anche su giovani. E noi sappiamo bene che magari quest'anno un po' è mancata questo voler puntare sui giovani, lo abbiamo visto con nomi che hai fatto tu anche in precedenza, Di Grazia, lo stesso Petkovic, quindi sono nomi che magari qui non sono riusciti ad esprimersi al meglio, però... altrove sono riusciti a dare il contributo che serviva. Per i giovani, purtroppo, ecco, questa è una cosa che si è ripetuta anche negli anni precedenti, anche negli anni 60 ce n'avevamo avuto locali fortissimi, vedi Mario Sampieri e vedi Scorrendo, perché purtroppo la piazza vuole i risultati subito, e allora giustamente la società punta sull'esperienza e l'immediato, i risultati. Ecco, quello che ora si deve lavorare, specialmente il Catania, secondo me, che è Lega Pro, è un mix fra gente di esperienza, di categoria, con i giovani che hanno voglia di emergere. E allora lì, cioè, fai un campionato d'alto livello, metti in mostra dei giovani, hai detto quello che è il Petkovic. Sì, ecco. Ma Petkovic, quello che mi permetto di dire, probabilmente il Trapani sarà riscatterà, perché il diritto di riscatto è fissato a circa 150.000 euro e il giocatore, con la stagione che ha fatto, avrà una valutazione di circa 3-4 milioni. Ecco, a Trapani ha espresso il proprio valore, qui purtroppo per vari motivi era chiuso. Mister, io la devo interrompere perché credo che sia già partito il collegamento telefonico con l'altro ospite, che le avevo promesso, quello che lei ha definito tante volte un suo amico, un mister, un altro grande mister, cioè Pino Rigoli. Buon pomeriggio. Buonasera, buon pomeriggio a voi. Allora, Pino Rigoli, stavamo parlando proprio di lei a inizio trasmissione, parlavamo appunto dell'ottima stagione che ha fatto con l'Agragas. Noi ci siamo sentiti nel corso di qualche puntata fa di Calcionate, il campionato era ovviamente ancora in corso. Io ora mi permetto di farle una domanda: che voto dà alla stagione del suo Agragas a campionato fermo? Ma penso che ha superato l'esame Lega Pro, che era un esame importante, perché il primo anno è sempre difficile e dura, poi la società veniva da 30 anni di dilettantismo e quindi non è mai facile il primo anno superare questo esame, quindi ritengo che ha superato a pieni voti questa stagione. Quando mi riferisco tutto, ambiente, tifosi, società, stampa, un po' tutte quelle componenti che sono importanti per poter portare avanti un progetto così importante come la Lega Pro. Un altro giocatore di cui stavamo parlando in precedenza era un giocatore che lei ha avuto quest'anno all'Agragas, cioè Di Grazia.
Lei è riuscito forse a tirare il meglio fuori da questo ragazzo, forse è stato il primo allenatore che ha creduto veramente nel suo potenziale, non era riuscito a trovare spazio con la maglia del Catania, ad Agrigento si è rivelato un uomo in più, possiamo dire. Cosa ne pensa di questo ragazzo? Ma è un giocatore che nella sua fase di maturazione, dove secondo me ancora ha dei ampi margini di miglioramento, solo che naturalmente la piazza di Catania è una cosa, la piazza di Agrigento è un'altra, nel senso che Mario di Agrigento, per gli obiettivi che avevamo, aveva più spazio a Catania, dove magari aveva di fronte giocatori di prima fascia e veniva più difficile esprimersi. Quindi il ragazzo, diciamo che in questa fase di crescita ha fatto bene, però ritengo che ancora c'è dei margini che può migliorare e deve migliorare se lui vuole ambire a qualcosa di più importante di quello che può essere la Lega Pro, perché da un punto di vista della qualità sicuramente ha delle giocate di alto livello. Mister, io prima di lasciare la parola al mister Turi Stefano, che sono sicuro che la vorrà salutare o vorrà raccontare qualcosa su di lei, io le vorrei chiedere una cosa. Il suo nome, la stampa accosta il suo nome alla panchina del Catania. Oggi leggevo che viene definito l'indiziato numero uno a raccogliere l'eredità di Francesco Moriero. Ora, io capisco anche la sua posizione, capisco che magari non si può sbilanciare più di tanto, quindi le faccio una domanda dal punto di vista semplicemente personale più che professionale. Qualora arrivasse la chiamata del Catania, ipoteticamente, se è arrivato o meno non ci è dato saperlo, qualora però arrivasse la chiamata del Catania, arrivasse la possibilità di sedersi sulla panchina rossa-azzurra, Pino Rigoli come reagirebbe? Cosa potrebbe fare? Cosa vorrebbe fare? Ma guarda, io posso assicurare che fino adesso non è arrivata nessuna chiamata, ma il fatto di essere accostato alla panchina del Catania è qualcosa che mi rende orgoglioso, felice. Un accostamento con una piazza come quella di Catania diventa per me un lusso, ma è una cosa che valuteremo in base a quello che può essere un eventuale progetto della società. Ripeto, fino ad oggi non c'è niente, quindi questo problema neanche me lo sono posto. Io la domanda che l'ho fatta prima di passare al mister Turi Stefano, non tanto per quello che abbiamo letto sui giornali, perché le ripeto, penso che ha avuto anche lei modo di vederlo, ormai tutti parlano di Pino Rigoli insieme a Carmine Gautiere come possibile allenatore del Catania, però perché il mister qua, Turi di Stefano, che è un grande conoscitore di calcio, almeno da febbraio, marzo, non voglio esagerare, mi parla di Pino Rigoli che sarebbe stata una grande soluzione per il Catania. Perché siamo amici, non ci conosciamo da vecchissima data, quindi... mister, Pino Rigoli, mi conferma quello che ho detto. Beh, ci mancherebbe. Dato, ciao Pino. Ciao Dulce, ciao. E allora, quindi lasciamo stare l'amicizia che fa al di fuori del calcio. Pino Rigoli, se io incrocio le dita, perché chiaramente venire Pino Rigoli a Catania per me sarebbe una gioia immensa, indubbiamente, quindi questo poi secondo gli obiettivi, secondo intanto se la società resteranno questo oppure eccetera eccetera, quindi deve essere un programma ben definito, quindi per me se Pino Rigoli sarebbe in contatto con Catania più in là, dovrebbe essere a lunga scadenza, con un progetto giusto dalla Lega Pro più in là, perché, e questo lo dico non da amico ma credo di capirne un attimino di calcio, lui può sicuramente, tranquillamente, andare oltre la Lega Pro come coach, e qui lo dico ora in inglese, perché è un personaggio straordinario, ha toccato dalla prima categoria fino alla Lega Pro. Quindi voglio dire, anche la terza categoria, Giulio. Anche la terza categoria, scusami, non ero aggiornato in questa, anche io ho allenato la terza, quindi su questo siamo alla pari, però io mi sono fermato, ma tu hai dimostrato, a prescindere dalla battuta mia, hai dimostrato negli anni che non ti sei mai fermato e adagiato ai successi precedenti, ma aggiornarti sempre, vai spesso a Coverciano, vai a attenzionare anche alle allenamenti di altri personaggi importanti del calcio, e questo è perché dico io, Pino Rigoli oggi merita sicuramente anche altre partite. Grazie a voi. Mister, io prima di salutarla volevo invitarla, mettiamolo così, perché poco fa abbiamo avuto un collegamento telefonico con Giona De Aspilesi, che ci verrà a trovare settimana prossima sempre qui nel corso di calcionate a ritirare dei premi, però quello che lei non sa è che qui in redazione ci sarebbe un premio anche per lei, quindi sarebbe...
un piacere per noi di Globus Television poterla avere qui, magari lunedì prossimo o quando chiaramente le avrà. Guarda, sentiamoci in settimana, se io lunedì, perché io devo andare fuori a vedere le finali delle primavere, non so ancora le date precise, quindi se sono qua in zona con molto piacere, sentiamoci nell'arco della settimana e... Certamente, in ogni caso, a prescindere dal lunedì prossimo, noi l'aspettiamo sempre qui, perché appunto il nostro Gaetano Ligregi e tutta la redazione di Globus Television hanno avuto il piacere avrebbe il piacere di conferirle questo attestato di stima, questo riconoscimento per quanto di buono ha fatto, al di là del discorso Catania, con cui anche scherzando abbiamo parlato con il mister, per quanto di buono ha fatto quest'anno con l'Agragas e per quanto di buono ha fatto per il calcio siciliano. Una parola. Grazie, gentilissimo. Pino, Globus Televisione ti aspetta, ci sono anche io, che io immediatamente sono anche opinionista, quindi mi fa piacere se tu vieni qua e assieme ti diamo questo video. Appena tu sei lì. Se lunedì sono qua, con molto piacere. Grazie mille, Pino. Grazie mille, mister. Grazie per essere stato con noi, un buon pomeriggio. Grazie. Allora Serena, vedi, il mister Turi di Stefano è sempre modesto, dice immediatamente sono qui a fare l'opinionista. Non è così. Vuole mantenere la sua umiltà, ma mister, lei se lo può permettere. Dai. Ma no, vedi, credetemi, io da molto tempo che vado anche in televisione, da tanto tempo, o in radio, però per me è sempre una prima volta, perché c'è sempre un'emozione, che se non provo emozione è meglio non fare niente. Perché tu devi migliorarti, e come opinionista, come voi altri che siete giornalisti, come l'allenatore, come il giocatore, dobbiamo sempre migliorarci, mai inseguire quello che fai tu, ti voglio diciamo così, superare te, devo superare me stesso per poter migliorare, e questo è il mio motto. E mister, a proposito di emozione, io sono convinto che nelle prossime settimane riusciremo a fornire emozioni sempre nuove anche ai nostri telespettatori. Lunedì prossimo, abbiamo detto, avremo Giornata Spinesi, a cui consegneremo appunto questi premi che abbiamo qui con noi sul nostro tavolo. E poi Pino Rigoli, abbiamo strappato una mezza promessa. Chissà, mister, mi sento di dire, chissà se nel frattempo ci sarà qualche novità in merito al discorso. Qui abbiamo noi discorso altri... allenatore, però sicuramente è un importante traguardo anche per noi di Globus Television. Ah, sicuramente. Siamo qui 15 o 16 puntate, quindi siamo, diciamo, neonati come televisione, no? E in 16 puntate è venuto il meglio del calcio, credimi, io sono andato in varie trasmissioni, non dico dove, però qui c'è stato, oggi hanno ospitato te, per me è una felicità, che finalmente ci conosciamo, ci siamo visti allo stadio, ma abbiamo avuto finalmente un contatto, diciamo, un colloquio, esatto, e questo è bello. Eh sì, il merito ovviamente è di Gaetano Ligregi, del nostro editore Vincenzo Stroscio, e di tutti i ragazzi che lavorano ma quelli dietro le quinte, vedete che lavorano abbastanza. Ed è vero, ed è così, sono senza di loro che trasmissione ci potrebbe essere. Sì, ma Serena Mister, come le dicevo, è abituata a queste cose, bazzica molto gli ambienti di calcio, delle trasmissioni, lo stadio, è sempre allo stadio a seguire il Catania. Ci vediamo allo stadio. No? Quindi è informatissima. Serena, abbiamo... L'ultima partita, scusate, interrompo, che ho visto, è stata ieri alla Beach Soccer. Esatto, bravo. Purtroppo il Catania non è riuscito... La Domus Bad, il Catania non è riuscito ad accedere alla finale, però ha fatto una bella partita. Dai. Comunque io dico, quest'anno purtroppo per vari motivi non sono potuto andare a vedere le partite, ma è uno sport che mi ha entusiasmato tantissimo, è bello da vedere, e fanno un lavoro straordinario da Peppe, il vicepresidente Bosco e tutto l'equipe. Sì. Serena, io siamo quasi in chiusura. Io però nel corso di questa trasmissione abbiamo parlato un po', abbiamo dato delle notizie flash sul Catania, Rolin, l'allenatore, poi abbiamo avuto anche questi due collegamenti telefonici con Jonathan Spinesi e con Pino Rigoli. Prima di chiudere però, prima di salutarci, vorrei chiedere a te, vedo che hai sempre il tablet in mano per mantenerti costantemente aggiornata. Qualche altra notizia sul Catania, calciomercato, giocatori? Io per esempio ho letto del discorso portieri, Bastianoni, che dovrebbe i due portieri del Catania sono Liverani, che era in prestito secco alla Salernitana, però il Catania ha buoni rapporti con la Salernitana, quindi potrebbe essere rinnovato il prestito e riconfermarlo, mentre Bastianoni invece dovrebbe lasciare
la Sicilia. Bastianoni non penso che ci siano dubbi, credo che il giocatore lascerà appunto il Catania e verrà confermato Liverani, che ha fatto una buona prova nonostante sia stato messo parecchio in discussione quest'anno, sì, soprattutto dal tecnico passato Pancaro, quindi credo che appunto Liverani dovrebbe essere riconfermato. Per quanto riguarda comunque le prossime notizie, sai, il calciomercato inizia adesso, certo, tutto in fermento, ancora non si possono dare delle certezze, non se ne hanno ancora, di conseguenza ci aggiorniamo magari alla prossima. E ci aggiorneremo ogni lunedì alle ore 15, sempre sul canale 819 del television, del digitale terrestre, sempre su Globus Television con il mister Turi Di Stefano, e ringrazio per essere sempre qui con noi. Serena Calandra, grazie per essere stato con noi. Tutti i tecnici, tutti coloro che lavorano con noi. Noi torneremo lunedì prossimo alle ore 15. Mister, faremo ancora calcionate, l'avevamo detto che non ci saremmo fermati, lo faremo in questa versione espressa, lo faremo parlando di Catania. Versione estiva. Estiva, mi è piaciuta questa, allora la prossima volta veniamo in costume, senza cravatta. Tu magari, io ormai sono stagionato. Però parleremo, non ci fermeremo, parleremo ancora di Catania, parleremo di calciomercato, parleremo della situazione allenatore, parleremo, qualora ci dovessero essere notizie ufficiali, perché ci atteniamo a quelle del discorso, esatto, legato alla dirigenza, avremo ospiti importanti come Jonathan Spinesi e si spera Pino Rigoli. Non resta altro che rivederci nelle prossime settimane, già lunedì prossimo alle ore 15, sempre qui con Globus Television. Io sono Alessio Nicotra, un buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Calcionate. I commenti in Casa Rossoazzurra. Programma a cura di Gaetano Ligretti.